Buongiorno Rettore, grazie per l'intervista. Un po' di domande sul suo sessennio. Partiamo proprio da questo termine numerico, 6 anni. 6 anni sono troppi o troppo pochi per condurre l'Ateneo e portare avanti un progetto di rinnovamento per la formazione universitaria che lei aveva in mente? Ma intanto 6 anni è il termine stabilito dalla legge e quindi bisogna adattarsi a questo termine, quindi bisogna fare in modo di entro 6 anni di riuscire a fare quello che si vuole. Dopo ci sono dei limiti naturali dati dalla legge e quindi entro 6 anni bisogna stare. Penso che molte cose sono state fatte, penso che ci sono persone nell'Ateneo che hanno più che titolate per lavorare come rettore, quindi io penso che 6 anni sia un periodo giusto per un rettore. Aggiungo una piccola domanda, ma tanto siamo in tema. Se ci fosse stata la possibilità di un'altra candidatura? Come le dicevo, io penso che in Ateneo ci sono persone che hanno i titoli per poter essere rettori e governare l'Ateneo, e quindi penso che 6 anni bastino e poi ci sono persone molto valide che possono continuare. Perfetto. Quale università ha trovato 6 anni fa e quale sta per lasciare? Ma dunque, sicuramente ho trovato un'università che aveva un calo degli iscritti progressivo e una situazione economica non florida, con il primo anno in bilancio negativo. Sicuramente l'effetto era dovuto a un sistema di finanziamento che quello cosiddetto il costo standard, che ha messo in difficoltà molti Atenei. Partendo da quello però noi siamo riusciti a crescere, siamo risaliti come numero di iscritti a 13.700, quindi con un numero di iscritti molto superiore a quello iniziale e siamo tra i primi in Italia come percentuale di iscritti e abbiamo inanellato 5 anni dopo il primo di bilanci in attivo. In più una ritrovata forza dell'Ateneo, una ritrovata figura internazionale del nostro Ateneo, che credo che sia una cosa importante per tutti noi. Devo dire che ho trovato anche all'inizio una situazione in cui molti vedevano un Ateneo che poteva essere in qualche modo quasi così subalterno, diciamo, all'Ateneo più grande della nostra isola. In realtà noi siamo cresciuti molto e siamo cresciuti più dell'Ateneo Cagliaritano, quindi siamo in questo momento l'università in Sardegna a 2 ottimi Atenei. La prossima domanda ha già parzialmente risposto, perché appunto le chiedevo, ci sono stati tanti incrementi nei fondi, negli iscritti, nell'upgrade digitale, tecnologico e internazionale, come lei ha detto prima. La domanda invece è questa: si aspettava tutti questi risultati a inizio mandato? Guardi, sono risultati ambiziosi. Io mi sono candidato con un programma ambizioso e sapevo che all'interno dell'Ateneo c'erano molte risorse, molte persone validissime. Quindi, forte della mia metodologia di lavoro, delle risorse e del personale che c'è all'interno del nostro Ateneo, io mi sono posto obiettivi ambiziosi. Quindi, come ogni volta si pongono obiettivi ambiziosi, non è garantito che uno li raggiunga. Però penso di essere soddisfatto, ma non devo dirlo io, devono essere altri a dirlo. Risulta invece un segno negativo, un segno meno, un dato negativo, che programmava di migliorare in questi anni invece non è riuscito a cambiare. Ma guardi, un segno meno io non lo vedo. Io penso che si può sempre fare di più e penso che ci potrebbero essere molti settori dove si può crescere sempre. Se devo dire un piccolo rammarico che ciò è che io avevo lavorato e stavamo lavorando per avere una sede per un obiettivo molto ambizioso, una sede dell'Università di Sassari all'estero, e avevamo ottimi contatti con l'Università in Uruguay e con l'Università del Cile, che sta costruendo un nuovo campus in Cile e che ci aveva dato spazio l'Università di Sassari avrebbe avuto spazio in questo nuovo campus. Purtroppo il Covid questo l'ha bloccato. Se devo dire, così, non è un segno meno, ma semplicemente
un qualcosa che io avrei voluto vedere realizzato, anche se non dipende dall'Università di Sassari, è sicuramente una maggiore attenzione alla residenzialità studentesca. Residenzialità studentesca che non deve essere intesa solo nel senso del diritto allo studio, ma in generale come accoglienza degli studenti. Questo sinceramente l'avrei voluto vedere, però non è qualcosa che dipende dall'università. Rettore, c'è una creatura, un fiore all'occhiello del suo sessegno con cui lei ritiene, che lei ritiene sia significativo proprio della sua gestione? Ma guardi, io ci sono state tante cose che devo dire mi hanno dato soddisfazione e sono state apprezzate. Prenderei in ordine di tempo l'ultima creatura, che è la fondazione della Scuola Superiore di Sardegna, che è questo percorso di eccellenza che dovrebbe accogliere i migliori studenti della Sardegna, non solo, tenga presente che abbiamo avuto l'anno scorso domande anche da candidati da fuori Sardegna, e che contiene quelle che sono poi, io credo, i valori più importanti che ho cercato di portare in questo Ateneo, cioè il valore del merito, la valorizzazione del merito, la valorizzazione delle migliori intelligenze, la valorizzazione di un sistema trasparente e forte di reclutamento che possa dare spazio a tutti e in particolare ai migliori studenti. Adesso una domanda da non sardo, sì. Lei gliela faccio. Avrà visto che purtroppo la Sardegna da anni è sottoposta a un inesorabile spopolamento. Allora, qual è il senso, ad esempio, lei l'ha appena citato, la Scuola Superiore di Sardegna, investire così tanto in una popolazione, ad esempio, come quella sassarese, così povera di giovani, che ogni anno scelgono, piuttosto che formarsi qui, di andare o nella penisola o all'estero? Guardi, il problema dell'invecchiamento, comunque del calo demografico, è un problema che riguarda tutta l'Italia, con diversi aspetti. Io credo che le iniziative come quelle della Scuola Superiore di Sardegna, ma in generale il rafforzamento di una struttura universitaria, di un'università forte con grande appeal internazionale, sia proprio uno degli strumenti per combattere lo spopolamento. Quindi io credo, rovescerei la sua domanda, quindi uno degli strumenti da utilizzare è proprio quello di costruire, investire in cultura, in formazione in generale, in modo tale che gli studenti possano, che i giovani possano trovare qui un motivo per rimanere. Naturalmente bisogna dargli anche un'università di grande qualità. Questo. Lei è un docente, sì. Abituato da anni a confrontarsi con diverse generazioni di discenti. Sì. Si parla spesso di insegnamento e metodologia di insegnamento. Sì. Quali caratteristiche dovrebbe avere lo studente del futuro, ma a questo punto dovrei dire lo studente del presente, secondo lei? Ma guardi, oggi il tempo è un tempo molto più dinamico e flessibile rispetto a quello che già solo qualche decina d'anni fa avevamo. Quindi sappiamo benissimo che la maggior parte dei mestieri, dei posti di lavoro avverranno probabilmente in campi che a oggi ancora non sono stati definiti. Quindi credo che la migliore caratteristica che possa avere uno studente oggi è quella di essere una persona capace di adattarsi anche a realtà complesse, quindi con una formazione non specialistica ma la più ampia possibile. Io sono dell'idea che l'università non debba formare iperspecialisti, ma debba insegnare e dargli ai giovani gli strumenti per poi affrontare una realtà che può cambiargli rapidamente addirittura durante il loro corso di studio. Quindi le caratteristiche sono indubbiamente quelle di una grande tenacia, una grande flessibilità e una capacità di acquisire strumenti metodologici che gli permettano di vincere le sfide di una società molto complessa, più complicata di quella che ho trovato io, sinceramente. Rettore, a febbraio scorso c'era un momento, avrebbe dovuto esserci un grande momento di visibilità per, sì, lei, ma per la città soprattutto, cioè l'arrivo del presidente Sergio Mattarella, in quello che noi, come tutti sappiamo, il presidente non si presentò. Allora, vogliamo sfatare una volta per tutte le dicerie che si sono rincorse su questa assenza, ovvero il presidente indispettito dall'assenza del sindaco Campus, il presidente indispettito da alcune presenze massoniche. Guardi, io sinceramente penso che sia stato un momento di grande successo per la città, perché comunque è stato una bellissima inaugurazione di anno accademico con molte personalità, molto partecipata. Il presidente Mattarella ha mandato un messaggio in cui spiegava chiaramente quali erano le sue
motivazioni per non venire, che erano quelle di salute, e a questo rimango. Cioè, il Presidente ha dato lui la motivazione, ha scritto una lettera bellissima che abbiamo letto, e certamente avremmo voluto averlo, ma le motivazioni le ha spiegate lui. Tutto il resto io francamente non voglio commentarlo, sono illazioni che sono state fatte. Il Presidente ha parlato. Certo. In questi 6 anni ha avuto qualche problema, non è andato tutto liscio, ecco, diciamo ci sono stati alcuni problemi. Diciamo che il problema più importante sta chiarendo adesso, cioè la sua decisione di indire le elezioni per fine novembre. Ci sono state diverse proteste, sindacati, docenti universitari, addirittura una lettera, 2 lettere inviate al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro Manfredi. Io questo le chiedo, si sente assediato ingiustamente? Ma no, assolutamente. Prima di tutto non mi sento assediato, cioè è una decisione che io ho preso, ho motivato, è una decisione che spetta al Rettore e nel nostro statuto, è una decisione conseguente a una situazione emergenziale. Noi siamo in un anno che mi auguro non capitino più, un anno di grandissima crisi dovuta al Covid. Non mi sento assediato, come quando ogni qualvolta si fanno delle scelte ci sono o ci possono essere posizioni diverse, alcuni le hanno espresse in modo pacato, altri l'hanno espressa in modo rumoroso o addirittura sguaiato, ma ci sono moltissime persone che condividono questa scelta, quindi è chiaro che non mi sento assediato, cioè fronteggio delle critiche come sempre capita quando si sceglie. Certo, vorrei citare una frase che lei ha detto, sì. Voglio tutelare il confronto democratico tra i candidati. La conferma? Ma dunque, la primissima cosa che io devo tutelare è la salute di chi viene a votare e le condizioni permettere lo svolgimento delle elezioni in condizioni di assoluta sicurezza. Questo mi è richiesto dalla legge, cioè tutto quello che accade in questo momento deve essere fatto in condizioni di massima sicurezza sanitaria. Quindi questo è il primo e più importante motivazione di questa scelta. Certamente in una situazione come questa, in cui come vede siamo ancora in un ateneo con il personale in smart working, la situazione di emergenza non detta da me ma dal governo viene protratta, è chiaro che gli incontri e la possibilità di svolgere dibattiti sono complicati, quindi è importante che si possa, secondo me, dare la possibilità ai candidati di esprimere appieno e con il massimo confronto le loro idee. Questo è l'essenza del dibattito democratico. Allora io le chiedo, come commenta invece che uno dei candidati al rettorato, cioè il professor Mariotti, contesta questa sua frase del confronto democratico, e il professor De Muro avanza un altro problema, ovvero che le prossime attività accademiche, se le elezioni saranno a fine novembre, azzopperanno il prossimo anno. Questo non è vero, è capitato anche altre volte che le elezioni sono avvenute durante o vicine o prossime alle elezioni. Per quanto riguarda il parere di altri colleghi, sono rispettabili come tutti i pareri, ovviamente, quindi non è detto che bisogna essere tutti d'accordo. Io negli ultimi mesi ho avuto modo di parlare con diversi lavoratori dell'Ateneo, sì. E alcuni di loro ricorrono 2 termini sulla sua persona, sì. Per chi parla male di lei, dispotico e tirannico. Un altro che mi ha colpito parecchio è questo, con il professor Carpinelli, i rapporti umani durante questo sessennio sono stati annullati. È tutto falso o è un'errata interpretazione dell'eventuale spigolosità del suo carattere? Beh, guardi, allora intanto dovrei chiedere a lei con chi ha parlato, perché voglio dire non il nome e cognome, ma se il campione è sufficientemente rappresentativo dell'Ateneo, perché per poter dare un giudizio preso parlando con le persone bisogna costruire un campione statistico significativo, altrimenti le fluttuazioni possono dare informazioni distorte. Su quello che lei dice, gli Atenei sono governati da strutture democratiche, ci sono gli organi accademici, quindi il Rettore non può decidere
e in solitudine. I dipartimenti hanno una loro autonomia che è sancita dalla Gelmini e in molti casi, per esempio per il reclutamento, sono totalmente autonomi e hanno fatto anche scelte che io in qualche caso non condivido, ma che ho rispettato nell'autonomia dei dipartimenti. Quindi questa figura non è proprio possibile che avvenga, questo sistema così monocratico che lei dice, non è previsto. Per quanto riguarda i rapporti umani, non lo so, io ho tanti amici, ci sono persone che con le quali ho un ottimo rapporto, non lo so, ci saranno anche quelli con i quali evidentemente hanno delle riserve, rispetto tutti, però non mi sembra che questa porta è sempre stata aperta, chiunque ha voluto è entrato e ha avuto possibilità di esprimere le sue opinioni, anche quelle negative. Certo. Dopo tutti questi anni, lei che di Benevento, sì, si ritiene sassarese? Adottato? Allora, io ho scelto di essere sassarese e sardo, perché io sono nato a Benevento, ho studiato e lavorato a Pisa, all'Università di Pisa, fino al 2014, ho passato lunghi periodi della mia carriera negli Stati Uniti, a Stanford, a Ginevra, sono arrivato in Sardegna nel 2006, quindi la mia è una scelta, io mi sento sardo e mi sento sassarese. Però è una scelta, diciamo, quindi, che io ho fatto con grande piacere e con grande impegnandomi molto. Volevo precisarle alcuni, lei prima mi ha fatto una domanda su quelli che sono i risultati del nostro Ateneo. Ci sono risultati che vanno anche contestualizzati, nel senso che i numeri che noi abbiamo sono numeri di un Ateneo che in questi anni ha avuto, io le ho detto, 5 anni di bilancio inattivo, ma il nostro è un Ateneo che ha avuto attivi importanti, ha fatto investimenti per circa negli ultimi 3 anni per oltre 13 milioni di euro, grazie ai risultati di bilancio, di cui l'ultimo, di cui sono particolarmente orgoglioso, è aver dato un contributo a tutti gli studenti sassaresi. Tutti gli studenti che scriveranno, non sassaresi, dell'Università di Sassari, avranno un contributo di 500 euro che possono spendere ovviamente in materiale incomodato d'uso, o in libri, o in computer, o in quello che serve per ridurre il digital divide. Quindi abbiamo un'attività, avevamo una disponibilità che noi abbiamo investito sul territorio, e credo che non tutti gli Atenei hanno fatto investimenti di questo tipo. Noi in questi anni, nonostante questi risultati, abbiamo assunto più di 70 persone del personale tecnico amministrativo ex novo, in una situazione in cui era molto difficile assumere. Abbiamo investito, lo dico in termini economici e poi glielo dico in termini di persone, abbiamo investito l'equivalente di oltre 12 milioni di euro in personale, intendendo così che corrispondono a oltre 280 fra assunzioni di nuovi personale, sto parlando di personale docente e progressioni interne del nostro personale docente. Abbiamo fornito agli studenti servizi di primo livello come lo Student Hub, cioè abbiamo creato in tutti i posti della città dei luoghi dove gli studenti possono riunirsi, socializzare, poter studiare insieme. Abbiamo istituito una scuola di dottorato di ricerca che quest'anno, le dico, ha oltre 400 domande, il doppio dello scorso anno. Una scuola di dottorato è la parte più alta della formazione, quindi con molti studenti che dall'estero vogliono venire a studiare in Italia, a Sassari, quindi è un risultato straordinario. Quindi ci sono molti fattori che voglio dire che sono oggettivi, sono non detti da me, ma dai numeri che parlano meglio di altri, che ci dicono come siamo andati. Il Censis ci ha riconosciuto un secondo posto, che non è una struttura terza che valuta gli Atenei, e ci dice che l'Università di Sassari è la seconda fra le università medie, nonostante uno dei parametri sia quello dell'occupazione, che come noto ci penalizza. Per gli scambi di studenti Erasmus ancora una volta siamo i primi in Italia. Quindi questi sono tutti numeri oggettivi, non soggettivi, non sono io a dirlo così. Poi penso che l'università abbia dimostrato di essere per il territorio una forma importante, di un punto di riferimento importante in questi anni. Quindi, rettore, per concludere, sì, anche se dal 31 ottobre, sì, lei non sarà più qua, può consigliare a qualunque studente di Sassari, sassarese, sardo, l'università di Sassari,
Io questo lo consiglio, ma prima ancora di ascoltare le mie parole, consiglio a chiunque voglia iscriversi di andare a vedere l'offerta formativa dell'Università di Sassari, che si è arricchita di corsi che non c'erano e molto seguiti, come non faccio nessun numero così, ma comunque sapete benissimo, ingegneria informatica, psicologia, scienze motorie, tutti i corsi che negli anni erano sempre stati mancavano nelle nostre offerte formative e i nostri studenti dovevano andare fuori a studiare. Gli consiglio di guardare i dati dell'Università di Sassari, di fare un giro per il nostro sito e vedere quello che è stato, quello che può offrire l'Università di Sassari. Quindi non, da questo punto di vista penso che i ragazzi oggi hanno più intelligenza di molti adulti e sono in grado di scegliere da solo. Quindi guardino i risultati dell'Università di Sassari, guardano cosa ha fatto l'Università di Sassari e scelgano, e soprattutto studino. Grazie.